dire questa parola amico, perché noi in genere siamo compagni, ci teniamo questa cosa. Amico è più... No, è più, diciamo, compagni sono un po' provvisoriamente siamo amici, ma tra 3 giorni torneremo ad essere compagni. Allora, siamo entrati un poco leggermente, insomma, del clima. Io credo sia opportuno a questo punto che prenda la parola Francesco Russo, che a nome della città di Casale, di Socialisti, nel 1992 veniva ucciso in un via attentato mafioso il giudice Giovanni Falcone. Sono trascorsi 22 anni, lo scenario politico è profondamente cambiato. I partiti tradizionali di quello che veniva definito arco costituzionale non esistono più. Il nostro costume è cambiato. Il modo di comunicare, è cambiato tutto. Esiste però qualcosa che resiste al tempo, una visione della società che parla di sfruttamento, di violenza, di morte. Questo qualcosa si chiama mafia in Sicilia, 'ndrangheta in Calabria, Sacra Corona Unita in Puglia, Camorra in Campania. Sono delle ultime settimane gli attentati e i fatti di cronaca nella faida per l'edificio a fare delle pompe funebri nei comuni a nord di Napoli. E su questi fatti è assordante il silenzio e l'azione omissiva dell'amministrazione di questa città. Oggi parliamo d'Europa. Io appartengo ad una generazione e ad una categoria professionale che grazie al sistema di integrazione e di libera circolazione di studenti, ricercatori e lavoratori ha avuto l'opportunità di godere dei vantaggi e delle occasioni che l'Unione Europea ha offerto. Vivere, lavorare, studiare in paesi avanzati mi ha dato però la misura della distanza profonda di quello che chiamiamo divario tra nord e sud dell'Europa. E con drammatica convinzione che giudico come principale responsabile di questo divario la qualità della classe dirigente meridionale. Casoria è in questo senso un esempio per tutti. Il Partito Socialista propone uomini nuovi per una nuova classe dirigente del sud, del paese e dell'Europa. Ieri abbiamo scelto e abbiamo sostenuto Marco Di Lello. Oggi siamo invitati a scegliere e a sostenere Mario Servillo, presidente di tutti, un importante sindacato socialista che opera in difesa dei piccoli coltivatori. Noi non distruggeremo il paese, non faremo processi reazionari, ma lotteremo per costruire un'Europa più giusta, più solidale, in un'Italia più forte. Grazie.